Eccoci, mi vedi, mi senti? Sì, io ti vedo e ti sento, tu mi vedi, mi senti? Vedi un po' scatti? Non so cosa dirti, quello che so dirti è con certezza che non è un problema della mia connessione, sicuramente. Come vedi, sono a Dubai, assieme a tutta la gente che conta, e qui la connessione internet sicuramente va meglio che dove sei tu, ovunque tu sia, ok? Ok, hai da prendere appunti? Perfetto, direi che possiamo cominciare. Piccola presentazione. No, 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 una piccola presentazione mia, chiaramente, perché di te ci interessa proprio. Ok, io sono Carlo, piacere, mica tanto. Sono un Instagram coach conosciuto a livello globale, uno dei migliori, sicuramente sì, ma questo sicuramente già lo sai, visto che hai prenotato questa sessione di formazione gratuita e sottolineerei gratuita, ok? E obiettivo di questa sessione è quello di aiutarti, perché già so che dovrò aiutarti a migliorare la tua presenza sui social, la gestione del tuo profilo e cose di questo tipo, senza dimenticare ovviamente il punto fondamentale. Farti acquistare uno dei miei corsi, ovviamente. Ma sì, tranquillo, ne parleremo poi più avanti. Bene, tu invece saresti. Ok, e il tuo nome utente? Ah, però anche peggio, sei riuscito a fare anche peggio del tuo nome. No, guarda, non prendertela, ma obiettivamente il tuo nome utente è peggio del tuo nome, quindi io mi limiterei a chiamarti cliente. Tagliamo proprio la testa al toro, eh? Tanto poi è cliente che voglio farti diventare, quindi non serve neanche che io impari il tuo nome, ok? Ok. Tra le altre cose, visto che il tuo nome utente su Instagram è veramente una roba, cioè, da mani nei capelli, non andrò neanche a visitare il tuo profilo per cercare di capire la situazione e non ti seguirò, chiaro, anche perché non siamo qui per fare follow per follow. Poi, a prescindere da ciò, ti consiglierei comunque di seguirmi perché puoi solo imparare qualcosa, ok? Ok. Quindi come faremo, chiedi? Mi sembra logico, mi sembra logico. Mi limiterò a farti qualche domanda sul tuo profilo. Bene. Quindi, quante persone segui e quante persone ti seguono? Così capiamo. Pubblichi spesso stories, reels. E post normali. Quando hai pubblicato l'ultimo? Sì, diciamo che da quello che mi dici la situazione è un po' così tragica, eh? Sì, un po' caso perso. È la verità, devo dirtelo. Però ecco, diciamo che puoi sempre acquistare uno dei miei corsi per provare a migliorare, eh? Perché c'è speranza per tutti, c'è sempre speranza per tutti. Forse anche per te, forse anche per te. E su Instagram cosa vorresti raggiungere? Cosa vorresti fare? Il beauty influencer. Che bella idea del avanguardia, proprio un'idea di avanguardia, un'idea di avanguardia, sì. D'altronde, certo, hai ragione, cioè se è quello che ti piace, se è quello che ti piace fare, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Fine conti, non siamo solo circondati da persone che fanno questa cosa in modo sicuramente migliore di quello che potresti fare tu. Che hanno già milioni di follower, perché non aggiungerne un altro? Mi sembrava un'idea saggia. Bravo, bravo. Bella pensata, bella pensata. E sentiamo quale nicchia andresti a occupare. Non ho idea di cosa parlo. Ovvio, cioè, io onestamente non capisco queste persone che una mattina si svegliano così e dicono: ah, che bella la vita di Chiara Ferragni, voglio farla anch'io. Così, e pensano di poter fare quello che fa lei senza studiare, senza comprare uno dei miei fantastici corsi. Così. No, 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 il microfono è acceso, sono conscio che sia acceso, è voluto che sia acceso. Non è un errore, non è un errore. E che speravo che con queste parole non dette direttamente, magari un colpo di genio di boom, colpisse in fronte, ma vedo che no. Non ha funzionato, non ha proprio funzionato. Vabbè, allora piccola
vanno sulle nicchie. Allora, come beauty influencer, potresti decidere di occuparti, per esempio, di beveroni sponsorizzati, abiti eco-bio sponsorizzati, prodotti skincare sponsorizzati, alimentazione sostenibile sponsorizzata, accessori sponsorizzati. No, le nicchie non sono se sono sponsorizzati o meno, ma a questo punto credo che sia inutile mettere altra carne al fuoco. Quindi ti consiglierei di acquistare il mio corso Da Zero a Ferragni, che trovi al fantastico prezzo di appena 899 euro, IVA esclusa. Cioè, un affarone, no? Ecco. Sì, quindi compra il corso, seguilo e scegli una nicchia. E poi ti soffermi su quella, ok? Abbastanza. Tu vorresti trattare un po' di tutto, ok? D'altronde mi sembra giusto, tu vorresti trattare un po' di tutto. Io vorrei fare una sessione di formazione con qualcuno che capisce a grandi linee almeno come funziona Instagram. Che dire, siamo un po' sfigati entrambi quest'oggi, eh? Già, ecco. Però a questo punto, visto anche queste affermazioni, io onestamente non me la sento di dare così delle perle ai porci. Soprattutto gratuitamente, sottolineiamo sempre gratuitamente, di cose che probabilmente non capisci e non capirai mai senza uno dei miei corsi prima. Quindi direi che potremmo tagliare nuovamente la testa al toro facendoti fare delle domande, sperando che chissà, magari qualcosa di buono possa uscirne, perché se no, diversamente. Sì, avrai delle domande, spero. O hai partecipato a una sessione di formazione così, pensando fosse un seminario? Devi pensarci. Guarda, pensaci pure, tanto qui su in alto, come vedi, c'è un timer. Quando arriva alla fine e finito il nostro tempo, io che tu abbia avuto le tue risposte, interessa proprio un po' pochino, e vado avanti sul prossimo, ok? Quindi tu pensa pure, tanto io ho un po' di DM, commenti da sporare, insomma, di cose da fare ne ho, cioè, tranquillo. Se penso che il modo migliore per crescere su Instagram sia acquistare follower, ma certo, ovvio, ovvio. Sì, credo sia evidente che sono ironico, cioè inizio anche a pensare però che obiettivamente per un caso perso come il tuo, l'unico modo per farti arrivare a 100 follower sia effettivamente quello di acquistarli. 161, scusami, che errore grossolano che ho fatto. Mamma mia, come ho fatto proprio. 161, sì. Comunque, per essere seri, come ti dicevo, dovresti scegliere una nicchia, pubblicare contenuti inerenti a quella nicchia e poi vedi che i follower, boom, scoppiettano. Sapendo neanche che cos'è una nicchia. Altra domanda. Come fare collaborazioni con i brand? Collaborazioni con i brand. Allora, cioè fammi capire. Cioè, dall'alto dei tuoi 161 follower mi stai dicendo che non sei circondato da aziende che vogliono fare collaborazioni con te? Stranissimo. Non l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto. Bravo, vedo che inizi a cogliere l'ironia. Ottimo. Allora, qualche consiglio a riguardo posso dartelo. Primo consiglio, cambia nome. Sì, sia il tuo nome sia il tuo nome utente, perché il tuo nome obiettivamente sembra uscito da una partita a scarabeo, iniziata male, finita peggio, e il tuo nome utente, cioè, non commento neanche. Secondo consiglio, un indirizzo email professionale. Perché non so perché, ma me lo sento che il tuo indirizzo email potrebbe essere qualcosa tipo micinicoccolosi@gmail.com, già che pubblichi gatti. Sì, un indirizzo email professionale, altrimenti andiamo allo stesso livello del nome. Ok, bene. Terzo consiglio, evita di farti domande che non ti serviranno mai a nulla nella vita, ok? Perché tanto, diciamocelo, nessuna azienda vorrà mai collaborare con un profilo come il tuo, o
se fossi tu a pagare loro, oddio, forse in quel caso qualche matto lo trovi, ma forse anche loro scriverebbero. Ultima domanda. Sì, ultima domanda, perché ho la sensazione che avremo finito il tempo subito dopo. Fidati, fidati. È come avere le storie in evidenza sul profilo. Ok. Direi che il premio per la domanda più idiota che mi sia mai stata fatta lo vinci tu. Bravo, Amio. Troppo felice. Bravissimo, bravissimo. Cioè, un genio, un genio. Guarda, in tutta onestà io non so con chi tu pensi di parlare. Cioè, io sono Carlo, Instagram coach famoso a livello globale, davvero. E tu mi chiedi come mettere in evidenza le storie sul profilo. Cioè, è una domanda veramente di un livello che non si può sentire, non si può sentire, specie quando poi puoi trovare questa risposta nel mio corso Instagram Basic, spiega a tua nonna come pubblicare una foto. Tra le altre cose, guarda, ti mando subito un'email, perché il corso è in sconto per la prossima ora al prezzo di 1700 euro, IVA esclusa chiaramente, solo per la prossima ora, come ti dicevo, quindi io ne approfitterei. Ecco, guarda, te lo mando subito. Ok, dovresti aver ricevuto l'email. Ti basta cliccare sul link e te lo acquista. Sì, ovviamente puoi pagarlo anche in comode rate con un tasso di interesse di appena il 35%, che è molto conveniente. No, 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 fidati, è un tasso standard, è un tasso standard. Ho detto che è un tasso standard. Comunque, mi spiace dirtelo, ma il nostro tempo a disposizione è finito, come puoi vedere dal timer. No, no, guarda, è il timer è lì, non mente. Sei sicuro che avessimo avuto più tempo? No, 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 cioè io non è che posso cambiare il timer così. Cioè, no, 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 non posso farlo. Anche potessi, non lo farei mai. Non lo farei mai, ovviamente. No, no, no. Purtroppo è così, purtroppo è così. Io ti ricordo che puoi acquistare uno dei miei fantastici corsi, che hanno un prezzo veramente vantaggioso. Cerca anche quelli dei miei competitor, ma sicuramente hanno un prezzo più elevato e non saranno mai completi come il mio. Ti ricordo anche che puoi acquistare delle ore di formazione one to one al costo veramente irrisorio di 250 euro l'ora. Sì, senza fattura, senza fattura. Se no con la fattura sale almeno a 400, perché è branca, insomma, così. E questo è quanto, questo è quanto. Io spero di rivederti come mio cliente a pagamento. Oppure no, insomma, potresti comprare i corsi e basta, così che non ho più nulla a che fare con te, caso perso. Ecco. Ah, sì, dimmi. Dimmi, sì, nonostante il timer, come vedi, sia... Altre domande? No, mi spiace, cioè, te l'ho detto. Puoi acquistare la formazione, puoi acquistare i corsi. Se non vuoi pagare, c'è zia Concetta, che tanto lei sicuramente... Hai una zia Concetta, eh? Ecco, lei sicuramente può darti dritto.